Donna e vita è stato il tema al centro dell'incontro che si è svolto al plesso cantina sociale dell'Istituto Comprensivo Gela e Butera nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Unione Donne in Italia. Oggi volevamo essere presenti e non disattendere questa giornata particolare, che poi oltretutto è una giornata internazionale, quindi in tantissime parti del mondo c'è una riflessione da parte delle donne sulle donne, ahimè, più sfortunate rispetto a noi che abbiamo fatto grandi conquiste sociali. Nella stessa scuola abbiamo già iniziato un percorso in questi giorni facendo vedere un film particolare che ho scelto personalmente io, che è uscito 10 anni fa e non ha avuto una grande fortuna, il cui titolo è Osama. E il film narra la storia di una bambina di un paese medio orientale, costretta chiaramente ad andare sposa ad un uomo molto più grande di lei e quindi in realtà subire, diciamo, una violenza legalizzata, proprio perché l'attenzione quest'anno voleva essere sul fenomeno, sul dramma meglio, delle spose bambine. Perché i ragazzini lo vedono più da vicino e sono stesse loro coetanee. Noi stiamo parlando di una scuola media che però vivono un dramma particolare e che per fortuna i nostri non vivono. Il presidente dell'Unione Donne in Italia, Giovanna Cassarà. Riteniamo che sui ragazzini, sugli adolescenti, bisogna più che altro intervenire per far capire a loro, se ci riusciamo, che essere violenti contro le donne da parte degli uomini non è una cosa bella, perché spesso è il frutto di dinamiche sociali, culturali, anche antropologiche distorte che vogliamo assolutamente disattendere e contrastare. Quindi anche noi, insieme alla scuola, abbiamo voluto dare questo contributo alla sensibilizzazione, portando avanti un processo che già è iniziato alcuni anni fa, anche a livello istituzionale, e che non bisogna assolutamente trascurare.